Allora, buongiorno a tutti, conferenza stampa della vigilia della gara Pisa-Cittadella. Oggi con noi tecnico in seconda Riccardo Taddei, perché il mister è leggermente costipato e quindi ha preferito prendersi qualche ora di riposo in più. Iniziamo con le domande, partiamo come sempre da Aldo Gaggini, Corriere dello Sport. Allora, mister, buongiorno. Buongiorno. Due domande scontate. Dunque, si riprende il campionato a distanza di quasi 3 settimane, anche un po' di più. C'è sempre l'incognita della ripartenza, che per il Pisa non è mai stata, la ripartenza dopo le ferie, ma è stata eccezionalissima. In più c'è un avversario che è tradizionalmente ostico, in più c'è il condizionamento del mercato che bene o male un po' distrae, anche se dice, si parla di professionismo, ma è chiaro che un'occhiatina, un orecchino alle voci che circolano, i giocatori le danno. Ecco, in questo contesto come si inquadra questa partita? Ma tutto quello che lei ha detto corrisponde a realtà, quindi confermo quasi tutto. Parto dalla fine dicendo che la parte del mercato credo sia la meno problematica, perché non siamo coinvolti onestamente in grandissime manovre, non ci sono così tanti movimenti come magari ci potevano essere stati in passato, quindi penso che non sia assolutamente una distrazione in questo momento. L'avversario è un avversario che conosciamo molto bene, è un avversario sicuramente tosto, rognoso. Se c'è una squadra in Serie B che ti può mettere in difficoltà se non approcci bene la partita è proprio il Cittadella, una squadra organizzatissima, ben allenata, che viene da qualche risultato negativo, quindi sarà ancora più determinata. E basta. L'altra cosa della ripartenza è un'incognita per noi, ma è un'incognita un po' per tutti, perché la prima partita dopo la sosta è sempre difficile per tutti quanti. Andrea, ti chiedo anch'io sulla condizione, chi sono i giocatori indisponibili per la partita di domani, a giocatore Grossa, Caraccio, se ci sono anche altri. No, sono altri. I ragazzi stanno bene tutti, a parte Caraccio e Torre Grossa, gli altri si sono allenati tutti, abbiamo fatto 10 giorni di lavoro sempre al completo. Quindi nessuna defezione, nessun problema, sono tanti i giocatori che possono giocare. Imbarazzo della scelta. Sì, diciamo di sì. Massimo Polizzini, punto da. Hai il microfono. Ciao mister. Ciao, buongiorno. Due domande. La prima è come avete ritrovato la squadra dopo la sosta, parlo a livello proprio anche di morale, al di là dell'aspetto fisico, insomma è stato un po' riallacciare il filo con Ferrara, oppure avete trovato qualcosa di diverso? E poi uno dei dubbi della partita di domani, almeno per quanto riguarda noi che non siamo dentro la squadra, è il nodo del portiere Nicolas Olivieri, se avete già fatto una scelta e se magari ci potete dire qual è questa scelta. Allora, per quanto riguarda il gruppo, abbiamo ritrovato ragazzi sereni, molti dei quali avevano forse anche bisogno di staccare un pochino, perché avendo tanti stranieri hanno avuto la possibilità di tornare un po' dalle proprie famiglie, ed è una cosa che comunque fa sempre piacere. Sono tornati tutti in una buonissima condizione fisica, perché è un gruppo di ragazzi molto serio e iper professionale, quindi hanno fatto i lavori che gli erano, diciamo, i compiti per casa, e quindi abbiamo ricominciato subito ad allenarsi a buonissimo ritmo, e come ho detto prima sono stati 10 giorni molto proficui a livello di allenamento. Per quanto riguarda la scelta del portiere, la scelta che domani farà il mister non sarà sicuramente una scelta definitiva, ma è una scelta che faremo sapendo di avere due portieri di altissimo livello. Credo che in questi mesi abbiamo avuto questa conferma,
e siamo consapevoli di quanto ti ho appena detto. Però, ripeto, la scelta di domani, ma anche quelle successive, non saranno definitive. Grazie. Prego. Michele Bufalini, La Nazione. Ciao Riccardo. Ciao, ciao. Ti volevo chiedere anche un'altra cosa sui ballottaggi, insomma, fermo restando che sul portiere ovviamente sarà difficile magari togliere qualcuno che viene da un'imbattibilità molto lunga, quindi magari potrebbe essere questa la discriminante, lì te la butto di nuovo come surplus per la domanda di prima. Gli altri ballottaggi potrebbero essere appunto quello sulla destra con Calabresi e De Steves. Io ho visto che avete fatto qualche avvicendamento durante gli allenamenti. E poi, magari considerando anche l'indisponibilità di Torregrossa, un Siviglia e Tramoni, che avevano avuto uno dei due fratelli Tramoni, se non tutti e due, l'influenza potrebbe essere un altro tema su cui appunto ci può dire qualcosa, ecco. Ma per quello che riguarda le scelte definitive non ti dirò niente, perché lo sai benissimo che non te lo niente, no, che non te lo dirò, però la tua domanda è lecita. Ci sono qualche ballottaggio e ancora la scelta definitiva non è stata fatta, abbiamo ancora un allenamento importante, però ci sono 3-4 ballottaggi, perché come ho detto prima ci sono tanti giocatori che si sono ripresentati in ottima condizione e che hanno dimostrato in questi giorni di volersi contendere una maglia. Questo è un segnale ottimo per noi. E domani vedremo dove andremo a cascare, però è una buona cosa il fatto di avere più scelte. Noi si sperava che il vicenatore fosse quello cattivo sono io, devo dire. Scherzo. Si ruzza. Andrea Chiavacci, ti devo. Non entro nelle questioni di formazione, però non lo dice, però immagino che comunque da quello che hai detto anche te ci sono anche diversi ballottaggi un po' in tutte le zone del campo. Io penso anche un po' anche al centrocampo, perché se è una partita è vero che Cittadella non sta attraversando un bel momento, però è una squadra che almeno dalle statistiche è una squadra che palleggia abbastanza bene anche nello stretto. Io vabbè penso Marin, che è quello più bravo, no? Nell'intercettare palloni, però magari ci potrebbe essere anche un ballottaggio, penso a Ionita, che è con Touré, che magari è qualche partita che non gioca, anche se Touré ovviamente è uno dei giocatori per ora, insomma, tra i migliori, che da quando siete tornati voi soprattutto. No, senza dubbio, anche Ionita è uno di quei giocatori che si è presentato benissimo dopo la sosta. E ti confermo che in tutti i reparti ci sono ancora delle decisioni da prendere, sia per la difesa che per l'attacco, che anche a centrocampo. Quindi ti confermo quello che hai appena detto. Ci riserviamo l'allenamento di oggi per far pendere la bilancia da una parte all'altra, ma ripeto per l'ennesima volta che ci sono tanti giocatori che possono partire o entrare indifferentemente, perché si sono presentati in un'ottima condizione. Sì. Michele Bufalino. Allora, facciamo una cosa diversa invece, parliamo anche di te in qualche modo, no? Perché insomma, come Luca, tutto lo staff è tornato in questi mesi, ecco, quindi volevo un po' sapere com'è stato il tuo ritorno, il vostro ritorno in panchina, e se avete avuto, al di là di aver ritrovato insomma un luogo che si può chiamare anche casa, anche nuove sensazioni, nuove sfide, ecco, cosa avete anche nel corso dell'estate, a cosa avete pensato, ecco, anche per penso che avete messo anche dei personaggi nuovi insomma nello staff, ecco, tutte queste cose su cui insomma avete lavorato anche sotto traccia. Ma a livello professionale ovviamente abbiamo pensato agli errori, perché fondamentalmente quello che è il nostro lavoro è mettersi in discussione costantemente. Abbiamo pensato alle cose da migliorare, abbiamo pensato a cercare di smussare qualche angolo, qualche situazione che come staff, come gruppo di lavoro pensavamo di avere. Abbiamo incrementato e diversificato anche lo staff,
Tutto questo sempre finalizzato ad una crescita che noi vogliamo fare. Per quello che riguarda il nostro legame con Pisa, è inutile, è già stato detto, ridetto, un legame che non abbiamo mai sentito spezzare fino in fondo, quindi siamo sempre rimasti legati e c'è stato il periodo in cui il mister comunque era un po' chiacchierato, in cui comunque sia il suo desiderio era quello di riallenare questa squadra, quindi il Pisa per lui era al primo posto. Parlo ovviamente di quando sono cominciati i rumor, ma lo sapete, quindi sono già state dette e ridette. È un legame fortissimo con la squadra, con la città, con tutti voi, con la piazza, e quindi emozionante tornare assolutamente, e molto gratificante riuscire a veder tornare a sorridere i calciatori, il gruppo di lavoro, a chiunque vuole bene al Pisa. Massimo Corsini. Mister, una domanda invece sul campionato, per quella che è la tua esperienza, l'esperienza dello staff intero, che girone di ritorno c'è da aspettarsi? Cioè, le gerarchie del girone d'andata secondo te saranno consolidate o ci potranno essere delle sorprese? Ma sicuramente ci saranno delle sorprese, ci sono squadre forti che hanno la possibilità di rientrare, penso al Cagliari, ma ce ne sono tante altre. E inizia un nuovo campionato e abbiamo visto che quest'anno, ancora più rispetto magari ad altri anni, il livello è molto omogeneo ma tendente verso l'alto, perché se guardiamo le squadre, diciamo, che in questo momento sono un po' attardate, sono comunque ancora legatissime al gruppo centrale, quindi è talmente equilibrato che a mio parere i valori ancora non sono definitivi per tutte quante le squadre. Lorenzo Liberti, poi Saverio Guardagna. Ciao mister, con l'assenza di Torre Grossa probabilmente ci sarà Liozzi titolare, immagino. Ti chiedo se vi aspettavate un rendimento così nel girone d'andata di questo giocatore arrivato l'ultimo giorno di mercato, e che tipo di giocatore è, visto che lo vedete tutti i giorni? Gliozzi è un giocatore che conosciamo bene, perché lo abbiamo sempre incontrato da avversario, ed è un giocatore che ci è sempre piaciuto, compreso soprattutto al mister. Lo ha sempre tenuto in grandissima considerazione, e quindi è un giocatore che stimiamo molto. È un ragazzo che a mio avviso ha fatto per adesso meno rispetto alle qualità che ha, perché è un giocatore veramente completo, sa fare bene tantissime cose. Molto probabilmente non ha mai avuto grandi chance, o forse anche per qualche errore suo, caratteriale, mentale, non è riuscito a ritagliarsi degli spazi importanti, però non gli manca niente per diventare un top di questa categoria. Saverio Balgani e poi Giovanni Manenti. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ho visto che il presidente Corrado ha una televisione di Parma, oggi ha detto che gennaio e febbraio sono i mesi decisivi del campionato. Lo pensi così? Si apre quindi la fase davvero decisiva di questa stagione? Ma non è che voglio andare contro a quello che dice il presidente, perché non mi permetterei mai, però la nostra filosofia fino ad oggi è stata quella, veramente, io parlo sempre del mister e di come lavora lo staff, di quello che cerchiamo di trasmettere anche alla squadra, è di pensare settimana per settimana. Nel momento in cui finirà la partita con il Cittadella, il nostro focus sarà esclusivamente sulla partita col Como e via a seguire. Questo è il modo in cui abbiamo sempre lavorato. Forse negli ultimi 30-40 giorni del campionato allora si incomincia a guardare anche agli avversari, a come stai in classifica, inizia a aprire un po' lo sguardo, ma per adesso il nostro modo è questo e non cambieremo. Allora andiamo verso la chiusura, facciamo Giovanni Manenti, Andrea Chiavacci e chiudiamo con Michele Bufalini.
Buongiorno. 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 È una domanda un po' diversa, però che riguarda voi specificatamente. Quest'anno rispetto al passato c'è stata un'escalation di sostituzioni in panchina, di esoneri. Cosa sta succedendo in questa Serie B? L'idea che mi sono fatto all'inizio un po' da fuori, ma poi anche da dentro, è che la paura ha condizionato un po' le scelte, nel senso che a differenza di altri anni il campionato è considerato un po' da tutti, anche dalle varie società, un campionato di altissimo livello e molto difficile. E la paura di non centrare gli obiettivi, di rimanere attardati e di non rientrare, secondo me ha condizionato un po' le scelte e ha messo fretta a chi prende queste decisioni. Poi il discorso è un po' più ampio, perché comunque sia in Italia si tende spesso ad avere poca pazienza, ad avere fretta, e quest'anno è tutto un po' più accentuato dal livello del campionato considerato molto alto. Andrea, io torno un attimo sulla partita. Qual è la cosa a cui bisogna stare più attenti di questa squadra, che comunque viene da un periodo difficile, però secondo me è una squadra Cittadella che ha anche delle buone qualità? Qual è secondo te la cosa a cui dobbiamo stare più attenti? E poi ti chiedo una piccola curiosità, siccome prima chiedevano di Gliozzi, io ti chiedo un giudizio su Lisandro Tramoni, perché mister ce ne parla sempre bene, sì, te che lo alleni anche te tutti i giorni, ti chiedo un giudizio su lui. Sì, il Cittadella, l'ho detto prima e lo ribadisco, è una squadra ed è proprio il prototipo di quella squadra che, se non affrontiamo bene la partita, ti fa male. È una squadra che pochissimo tempo fa ha vinto a Marassi contro il Genoa, non può essere una squadra in difficoltà. Io ho visto le partite, ha raccolto sicuramente meno punti di quelli che meritava, sappiamo come lavora e, ripeto, è una squadra veramente organizzata, è una squadra che per tantissimi anni è stata un modello per tutti quanti, e se noi pensiamo di trovare una squadra in difficoltà facciamo un errore madornale. Questo è quello che penso. Per quello che riguarda Lisandro Tramoni, è un talento assoluto, è un giocatore che in allenamento ti fa capire che sa giocare a calcio, ti fa vedere che sa giocare a calcio, e dipenderà da lui, ma sono convinto che avrà una bellissima carriera. A che livello lo dirà la sua strada, nel senso quanto sarà in grado di sacrificarsi, di soffrire e di volerlo raggiungere, ma ha le qualità per giocare ad un grande livello, perché sa giocare a calcio benissimo. Ha molta stima, è molto stimato dall'allenatore, a tutto lo staff, ai compagni, a tutta la società. Ancora ha avuto pochi minuti, perché il giocatore che magari in questo momento sta giocando al posto suo è un giocatore troppo importante, ma sono convinto che nel girone di ritorno si ritaglierà ancora più minuti, perché li merita e perché crediamo molto in lui. Ultima domanda, chiudiamo con Michele Bufalino. Volevo chiedere una cosa, soprattutto perché siamo al momento in questo girone di ritorno in cui abbiamo questa occasione, no, di poter esercitare un tra virgolette credito all'andata, ma ovviamente c'era un'alta gestione, sono stati fatti 2 punti su 18 disponibili. Potrebbe essere queste prime 5-6 partite l'occasione veramente di recuperare punti rispetto a queste prime gare del girone d'andata. Tu la vedi così, non ci state pensando a questo? C'è anche la voglia di rivalsa da parte dei giocatori in qualche modo? La voglia di rivalsa dei giocatori c'è sicuramente, ma non si deve limitare alle prime 6 giornate. È inutile fare 6 giornate alla grande e dopo magari perdiamo terreno nelle successive, non c'ha nessun senso. L'idea del mister, dello staff, del nostro gruppo di lavoro è quella di continuare ad alzare l'asticella del gruppo, ma non tanto
in termini di classifica quanto in termini di miglioramento. Noi li martelliamo continuamente sul percorso da fare, che deve essere proiettato a un miglioramento ovviamente individuale, di reparto e conseguentemente di squadra, sia tecnico, tattico, nell'atteggiamento, nella consapevolezza. Noi siamo più proiettati su questo. Poi è ovvio che per voi che guardate anche i numeri, il tuo ragionamento non è sbagliato. Il fatto di aver fatto magari pochi punti all'inizio ci dà un margine per sperare di poterne fare di più, ma non è una cosa che noi guardiamo. Grazie a tutti, grazie.